E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video un po' particolare e diverso rispetto al solito, in cui vi parlo un po' delle novità. È un po' una sorta di video in stile podcast, quindi non metterò in sottofondo nessun video, quindi avevo intenzione di mettere sottofondo un videogioco, ma alla fine ho detto di no, semplicemente perché non sapevo che cosa mettere. Vabbè, fatto questo, volevo ringraziarvi per i 50 e adesso i 60 iscritti. Nel momento in cui sto registrando siete in 60 iscr 66 iscritti. Vi ringrazio tantissimo e vi ringrazio anche per i commenti positivi, i like, ma anche le critiche costruttive. Ne ho ricevute poche, ma le ho ricevute. Mi raccomando, se avete qualche consiglio da darvi, sentitevi liberi di darlo, di chiedermelo, ecco. Vabbè, oltre a questo, dovevo. Fino ad adesso, appunto, abbiamo portato qui riguardo a Supremacy e abbiamo fatto ben 2 stagioni. Diciamo che per ora è andato abbastanza bene. La prima stagione ho fatto una figura abbastanza buona, ero l'Italia, però non sono riuscito a vincere perché non mi ero alleato con le persone giuste e quindi mi sono ritrovato contro le Americhe e allora lì sono stato costretto a cercare di essere risparmiato, ecco, questo è il termine più adatto. Ecco, nella seconda stagione invece ho fatto sicuramente una figura migliore. Ho giocato USA del Sud e mi sono conquistato tutte le Americhe senza problemi perché erano dei bot. Poi ho attaccato il Marocco, anche lì è stato abbastanza semplice. E poi anche ho attaccato e poi ho attaccato, che cosa ho attaccato? La Spagna, poi mi ha attaccato il Canada, vabbè, e poi la Groenlandia alla fine, vabbè. Guardatele anche quella stagione se volete vedere un po' com'è andata. Vabbè, volevo dirvi oltre a questo che dalla prossima settimana in poi cambierà il contenuto di questo canale, ci saranno parecchi cambiamenti. Allora, per prima cosa cambierà il giorno e l'ora di pubblicazione, sarà di sabato e alle ore 16, uscirà appunto ogni sabato alle ore 16 un nuovo video. Non potrò, credo che non riuscirò a pubblicare più di un video alla settimana. Non vi prometto né che non lo farò mai né che un giorno lo farò perché buono, ecco. E poi ogni tanto, vabbè, come avrete notato, uscirà uno short in cui vi dico appunto qualche cosa che pubblico su TikTok perché ho un profilo sia su Instagram sia su TikTok che tra l'altro vi invito a seguire. Allora, comunque, cosa cambierà oltre a questo? Cambierà anche il videogioco che porterò. Infatti ho intenzione di portare un nuovo gioco che, come vi avevo già detto, mi pare alla fine della scorsa stagione, ho intenzione di portare un nuovo gioco, ossia Call of War. Call of War è un gioco di strategia creato dalla stessa azienda di Supremacy, quindi dalla Bytro Labs, solo che a differenza di Supremacy è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Alcuni di voi mi avevano consigliato altri giochi, in particolare ho notato, adesso non ho qui sotto i nomi, ma qualcuno di voi mi ha consigliato per esempio dei giochi di tipologia sparatutto, che per ora, almeno per ora, ma penso che neanche in futuro porterò più che altro perché in questo canale pensavo di portare giochi di pura strategia. Forse, ma proprio forse in futuro potrei portare dei giochi misto strategia, misto sparatutto, tipo dei, come si dicono, dei giochi di ruolo si chiamano. Vabbè, poi, comunque, perché ho intenzione di portare Call of War oltre a questo? Per prima cosa, perché Supremacy, diciamo che, Se no, il Supremacy, diciamo che se avrei continuato a portare Supremacy sarebbe diventato parecchio ripetitivo. Tutti i video diventerebbero quasi uguali perché Supremacy, secondo me, è abbastanza lineare, nel senso,
quando si tratta di questi giochi, secondo me è giusto variare ogni tanto, perché se no diventano tutti uguali, cioè tutti i video si chiamerebbero uguali. Sì, potrei cambiare nazione, potrei cambiare mappa, ma secondo me diventa un po' tutto uguale. Non lo so, ecco perché. E poi il secondo motivo è che appunto Supremacy mi piace leggermente meno di Call of War. Mi pare di essere uguale o più o meno bravo più o meno ad entrambi, però vabbè. Allora, in questa partita, se farò appunto una partita con Call of War che ha il principio di funzionamento uguale a Supremacy, ho fatto uno short in cui vi dicevo appunto l'ID della partita. Non ho ancora capito se siete entrati qualcuno, perché la partita Call of War l'ho proprio iniziata ieri. Nel momento in cui la sto registrando, e quando la vedrete voi, probabilmente sarà un altro. Se l'avrò registrata qualche giorno prima. E poi, vabbè, la farò oltre che insieme a due miei amici, Thomas e Mattia. Allora, Thomas è lo stesso che nella scorsa partita era la rabbia, mi ha detto che questa partita cercherà di essere un po' più attivo, lo spero. E Mattia invece, che è un altro mio amico, invece è nuovo, che non ha ne ancora. Non l'ho ancora. È la prima volta che lo cito in questo canale, quindi a posto. E ecco, volevo poi chiedervi cosa ne pensate appunto di Call of War, se vi piace come gioco e insomma se vi piace che lo porti, insomma. Ovviamente settimana prossima non uscirà immediatamente il video di Call of War, usciranno prima due parti di un tutorial su Call of War. Infatti, mentre quello su Supremacy l'avevo diviso in due parti, quello su Call of War ho intenzione di dividerlo in ben tre parti. Perché sì, perché sono parecchie cose da dire su Call of War a differenza di Supremacy, e anche perché per quei pochi tra voi che non lo conoscessero, comunque in questo video, in quel tutorial appunto vi dirò qualche consiglio per appunto e perché capiate insomma cos'è. Un'ultima cosa, la durata dei video. Allora, il primo video di questa nuova stagione di questa prima stagione su Call of War dovrebbe essere lungo 25 minuti, forse anche un po' di più, forse non ne sono ancora sicuro, perché in totale i video integrali sono 31 minuti, ma facendo tutti i tagli di sicuro saranno meno. Cercherò di non fare video più lunghi di 20 minuti. Adesso il primo, vabbè, è un'eccezione, però gli altri sì, cercherò di non farli più lunghi di 20 minuti, perché ho notato che a voi piacciono i video più corti, e del resto capisco, conoscendo le dinamiche dei social network di oggi, però vabbè. E poi basta, direi, non c'ho altro da dire. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scelta di Call of War. E un'ultima cosa, c'è un'ultima cosa prima di concludere questo video. Per ringraziarvi dei 50 e dei 60 iscritti, volevo svelarvi il mio nome nella vita reale, che è appunto Mattia. Quindi se nei commenti mi chiamate Mattia, io vi capisco lo stesso. Bene, detto questo, vabbè, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e questo video condividerlo, vabbè, più che altro questo era un video per informarvi sulle novità del canale, basta. Ciao.